Signor Sindaco, ben trovato. Siamo qui perché siete arrivati a metà mandato, siamo al giro di boa, tante le cose fatte, tante ancora quelle da fare. Però se ha voglia, io volevo trattare l'argomento in maniera diversa, cioè punto per punto, senza fare un elenco di numeri, di cose fatte, anche perché poi magari rimangono anche meno. E lo volevo fare così, con una chiacchierata, in maniera informale, tra un cittadino e il suo sindaco. È d'accordo? Va perfettamente. E allora sigla e cominciamo. Siamo a Palazzo Ducale, proprio all'interno dell'ufficio del sindaco, il punto nevralgico dell'amministrazione cittadina, e, così mi raccontano, lei passa veramente tante ore qua dentro. Ecco, la prima domanda quindi è questa: siccome io giro per il mio lavoro, sento i pareri di tanti, molti lamentano un sindaco un po' assente dalle inaugurazioni, dalle attività cittadine, dagli spettacoli. Lei anche poco social, non ama mostrarsi troppo sui social. Ecco, forse è questo uno dei motivi? Ma sicuramente io sono un sindaco che gira la città. Considerate, penso di essere conosciuto in tutti, perché vado io a fare la spesa, perché mi piace toccare con mano come vive la città. E quindi la vivo da cittadino, la vivo di meno da primo cittadino, perché non mi interessa, non mi interessano i tagli dei nastri, non mi interessano le inaugurazioni, non mi interessano le premiazioni dei tornei di Mariglia, mi interessa lavorare, e questo è quello che ho sempre fatto nella vita, però allo stesso tempo girare, conoscere, sentire, ma sentirla, ribadisco, non da sindaco ma da cittadino, e credo che questo mi serva moltissimo per capire cosa vuole e cosa spera e cosa aspetta da sindaco Zia Maria. Da cittadino quindi avrà frequentato la città in tutti i suoi aspetti. Era una città effettivamente un po' ferma, ovviamente per ragioni che non la riguardano, è una situazione generalizzata, una crisi economica pesante, le aziende ferme, le problematiche sono tante, ma basti pensare alla fila che si forma lì o alla Caritas o a Casa della Fraterna Solidarietà. Insomma, probabilmente è per questo che aveva deciso di candidarsi, visto che poi ha deciso di non ripresentarsi più. Ho deciso di candidarmi proprio perché vedevo una città che stava morendo, ma soprattutto vedevo uno scollegamento tra la città, cioè tra i cittadini quindi, e la sua classe dirigente, la classe politica, in particolare l'amministrazione comunale. Io onestamente, avendo già fatto l'esperienza di sindaco e sapendo esattamente quanto è difficile questo lavoro, avrei preferito non dovermi candidare. Io dico sempre che è un po' come fare sindaco, è un po' come, per chi lo vuol fare bene, attenzione, per chi lo vuol fare per la città e non per la propria carriera politica, è un po' come la barca. La barca migliore è quella che c'ha l'amico che ti porta. Gestire una barca è pesante, è complicato e costoso. Fare il sindaco è davvero pesante in termini di impegno personale, in termini di rinunzie familiari. Però ho pensato che fosse necessario sparigliare le carte. La politica Sassari di fatto era fuggita, non c'era più. Non abbiamo più un referente politico vero, non esiste una figura di spicco di nessun partito, né di centro, né di destra, né di sinistra, che sia sassarese. E questo era un danno di cui la città stava effettivamente risentendo, perché mancava la possibilità di decidere. Se basti pensare che noi abbiamo messo mano al centro intermodale, alla realizzazione di un fulcro fondamentale per una città che vuole essere città metropolitana, cioè un punto dove da fuori si deve arrivare dentro la città, ed era fermo da 20 anni. Ecco, visto che l'ha menzionato, partiamo proprio da questo, perché questo interessa veramente tutti. Io abito qua al centro storico e sento davvero tanto parlare di questo famoso centro intermodale. Cos'era successo in termini concreti? Perché le linee generali le sappiamo tutti e si sta avviando alla risoluzione davvero? Sì, si sta avviando alla risoluzione sicuramente. È successo questo, il progetto è vecchio di 20 anni. Venne presentato a me durante il mio primo mandato, agli inizi del mio primo mandato, quindi stiamo parlando del 2000, anzi stiamo parlando di 22 anni. Dopodiché, per motivi pratici, non si poteva fare il parcheggio interrato, non si poteva scavare perché si è trovato che c'era l'inquinamento, e su quello ci si è fermati. Si è iniziato un processo di bonifica,
che non era finanziata a sufficienza, per cui si interrompeva a un terzo del lavoro, e nel mentre però sono passati non gli anni, sono passati i lustri. I lustri. E quindi sono arrivato, ho visto, ho valutato. Cosa ha fatto lei di diverso per sbloccare? Beh, ho abbandonato quel progetto che era vecchio di 22 anni per portarne avanti uno nuovo. Per cui non ci sarà più solo quella costruzione, ma ci sarà un polo alla stazione dove arriveranno i pullman che vengono da fuori città. Ci sarà un collegamento che mette quest'area di via San Paolo, quindi sul retro della stazione, mette in collegamento attraverso dei sottopassi quest'area dove arrivano i pullman con la piazza della stazione e con la stazione stessa. Dopodiché ci sarà una rivoluzione viaria, perché scompariranno tutti gli incroci, tutti i semafori che portano verso quella parte della città, e saranno tutte nuove rotatorie. E a quel punto si interverrà, cosa che non si sarebbe fatto, su quel rudere che è l'ex gasometro, che non era previsto nel vecchio progetto. Cioè noi avremmo avuto un centro intermodale ma a fianco quel rudere. Ecco, noi interveniamo su quel rudere per fare lì il centro servizi, e nell'area dove sarebbe dovuto sorgere il centro intermodale con i parcheggi interrati ci sarà invece un parcheggio a raso, perché è giusto che un centro intermodale abbia una disponibilità di posti macchina, e sopra, ed è questa l'idea che mi piace di più, ci sarà in elevazione a livello di Corso Fico una piazza. Quindi quando i cittadini si affacceranno verso Corso Vico venendo da Santa Maria, vedranno non solo la strada con i suoi alberi, una strada meravigliosa, ma vedranno anche una piazza. E questo è un cambiamento notevolissimo, perché non solo per Corso Vico, perché considerate che Corso Vico è la periferia di fatto della città, ma è anche il centro storico. Il problema del nostro centro storico è sempre stato quello, che era un centro storico, sì, di nome, ma di fatto era diventata una periferia, perché al di là del centro storico, dopo Corso Vico, c'era solo la stazione e Predanieta. Stazione, cimitero e Predanieta. Cioè era di fatto una periferia, con i problemi di un centro storico e di una periferia insieme. Questa era la situazione che purtroppo, ma questo non per colpa né della politica, diciamo per colpa della storia, Sassari ha vissuto. Noi lavoriamo perché quella periferia diventi invece cuore pulsante della città. E quando pensa che potremo vedere i primi risultati? È chiaro che se tu pensi di mettere mano appunto all'ex gasometro, di fare dei sottopassi, non si fanno in pochi mesi. Io sono convinto che i primi cantieri e forse le prime opere, che saranno soprattutto quelle stradali, io penso quelle di poterle vedere, non solo vederle realizzare mentre si realizzano, ma proprio di vederle finite. Il mio sogno è di vedere anche salire i pilastri su cui sostenere questa piazza, perché la parte su cui puntiamo di più è appunto questo spargere in tutta questa periferia della città, che è il centro storico, spargere delle attività nuove che possano dare davvero il senso della città che vive, della città metropolitana. Sì, adesso affronteremo anche quel tema. Questo è uno dei vostri punti cardine, cioè in tutta la programmazione che ho visto, tutti i punti già realizzati, la voce che spicca di più effettivamente è quella, opere pubbliche, strutture, avete puntato più che altro su questo. Ma per forza, perché facciamo un altro esempio così ci capiamo. Io sempre nella passata esperienza, che stiamo parlando, ripeto, di più di 15 anni fa, firmo per la realizzazione del secondo lotto della metropolitana, che per me era il lotto essenziale, perché è noto che io ero assolutamente contrario, ho cercato di impedire che la metropolitana di superficie collegasse la stazione con l'emiciclo, che a piedi si fa in 15 minuti, distruggendo le vie della nostra città, in particolare Viale Italia, con un danno irreparabile. Io volevo e ho cercato allora di spostare in maniera logica il collegamento veloce su rotaia verso le periferie, quindi andare verso il Latte Dolce, andare verso Santa Maria di Pisa, andare verso Sant'Orsono, andare a Lipunti, andare a Ottava. Questo era l'obiettivo di allora. Considerate che mi insediai e il famoso secondo lotto, questo la città se l'è dimenticato, allora si prevedeva il secondo lotto, quando io mi sono insediato come sindaco nel 2000, che collegasse l'emiciclo con l'acquedotto, con lo stadio di su, passando per Viale Dante. Vi ricordate i comitati Difendiamo Viale Dante? Ecco, di questo la città se n'è dimenticata. Io ho fatto una battaglia allora anche con la regione per spostare da Viale Dante e portarmi a Santa Maria di Pisa, a Sant'Orsola. Bene, arrivo dopo 15 anni,
ed è praticamente tutto fermo, perché stanno ancora a bisticciare, sono passati 15 anni per bisticciare dove doveva passare, quando era stato approvato un piano urbanistico che prevedeva un determinato percorso. Io, forse perché appunto una delle mie delle maggiori mie virtù, che per altri è il maggiore mio difetto, è quello di decidere, ho portato il Consiglio Comunale a decidere. Scegliamo, quello è già pronto, facciamolo, e quello abbiamo. Cioè siamo ritornati, vi ribadisco, a 20 anni fa, 20 anni persi. Non sono solo 20 anni persi di collegamenti. Sono anche 20 anni persi di finanziamenti, perché nel mentre i finanziamenti che avrebbero consentito di proseguire col percorso della metropolitana oltre i punti, sono nel mentre andati a Cagliari, perché Cagliari spendeva, Sassari no, Sassari era ferma su un progetto da 20 anni, come il centro intermodale. Continuiamo su questo tema, perché io ho dedicato, ho dedicato vari servizi a lamentare questa mancanza proprio di collegamenti. Abbiamo parlato anche del centro intermodale tante volte, di questo brutto biglietto da visita di quando le persone arrivavano nella stazione di Sassari, ma ci lamentavamo anche del mancato collegamento fra le borgate e con Porto Torres. Arrivano i turisti, dove vanno? Ecco, qua anche questa situazione sembra essersi risolta davvero? Io sono convinto assolutamente di sì, in parte perché la regione ci è venuta incontro a tutto il territorio del nord-ovest della Sardegna e ha finanziato quel collegamento essenziale, e anche questo si aspettava da decenni, mette in collegamento la ferrovia, che ha scartamento ridotto, quindi di fatto una continuazione della metropolitana di superficie della città, che va tra Sassari e Alghero, con la cosiddetta bretellina di collegamento verso l'aeroporto. Quindi noi abbiamo già il finanziamento per collegare il centro intermodale di Sassari, quindi non Sassari, il centro intermodale della città di Sassari, città metropolitana, con l'aeroporto. Mancava il collegamento con l'altra porta d'ingresso del nostro territorio e anche, se vogliamo, con l'altra città più importante del nord-ovest della Sardegna, che è Porto Torres. È stato la fortuna di poter trattare col Ministero e poter avere dei finanziamenti destinati alla città di Sassari, che ho chiesto di poter utilizzare per progettare, perché al momento ho solo i soldi per la progettazione, poter progettare il percorso attraverso metropolitana di superficie tra i punti dove arriverà, si spera al più presto, finalmente questo sbloccato secondo lotto, fino al porto di Porto Torres. Quindi voi capite che stiamo creando un collegamento, non le premesse, stiamo mettendo di fatto le mani su un collegamento che mette in rete il porto di Porto Torres, la città di Porto Torres, il centro intermodale di Sassari, la città di Alghero e l'aeroporto del nord-ovest della Sardegna. Quindi quel collegamento essenziale che ci consente di competere con gli altri territori della Sardegna, con Olbia con il suo porto e il suo aeroporto, con Cagliari con il suo porto e il suo aeroporto. Ci mettiamo finalmente in concorrenza e non in sudditanza rispetto agli altri territori. Però due domande. Uno, lei ha detto che ha solo i soldi per la progettazione e poi non è che ci blocchiamo di nuovo. Seconda cosa, ma se era così, cosa ci voleva farlo prima? Questa è una domanda a cui non posso rispondere io. Diciamo che i cittadini a Sassari hanno già risposto 2 anni e mezzo fa, mandando me con le mie liste civiche a governare la città. Però lasciamo, questo è un argomento che davvero lascio che giudichino gli altri. E cosa ci voleva? Ci voleva una visione. E forse in questo sono stato aiutato dal fatto di averlo già fatto. Perché l'aver già firmato allora, ad esempio, appunto, quel collegamento per le periferie attraverso metropolitana e superficie, mi porta a pensare che si deve sviluppare in quel senso. L'aver sbloccato la situazione della rete metropolitana che ho ereditato, iniziando a spendere, iniziando a fare lavoro, e soprattutto facendola funzionare, incontrando i sindaci del territorio attraverso la giunta della rete, attraverso l'assemblea della rete, ti porta a costruire davvero mentalmente un'immagine in cui non sei più solo il sindaco di Sassari, ma sei davvero il responsabile di un territorio più ampio. E questo è assolutamente quello che ci è mancato. Ci è mancato, l'abbiamo detto prima, ci è mancato nella politica, non contavamo più niente. Ci è mancato negli investimenti, non li sapevamo fare. Ci è mancato nella visione. Nella visione. Non riuscivamo. Io ho chiesto che l'aeroporto non si chiami l'aeroporto d'Alghero, ma si chiami l'aeroporto del nord-ovest della Sardegna, perché è la porta d'ingresso di un territorio molto più vasto, che era il territorio economicamente,
culturalmente e socialmente più importante della nostra isola. Sì, lo era davvero. Lei mi dà degli assi stupendi, proseguo l'intervista senza neanche guardare le domande praticamente, perché tutto questo probabilmente è vero, si è potuto fare perché abbiamo un sindaco decisionista, per alcuni un merito, per altri un demerito, però sta di fatto che è così. E questa, però, lei ha raccontato di una visione. Una volta che lei ha deciso di non ricandidarsi più, chi porterà avanti questa visione? Sta preparando una classe politica che proseguirà questa strada? Parto anche qui in un esempio, se mi si consente. Io ho lasciato allora, nella mia visione di città, i parcheggi interrati come un cardine per poter fare la concorrenza tra città compatta, fare la concorrenza con Predanieda, dove tu arrivavi ai parcheggi ed entri e c'hai tutti i negozi. Quei parcheggi erano tre. Io ne ho lasciato uno finito, uno in realizzazione e il terzo doveva nascere. Non è mai nato. E questo indubbiamente la città ne ha risentito, perché adesso diamo tutti per scontato, andiamo al centro, entriamo all'emiciclo, entriamo in Piazza Fiume, ma quando io ho portato avanti l'idea in consiglio comunale mi davano del matto. Perché? Io ricordo perfettamente che i consiglieri d'opposizione dicevano: lei è matto, non ci riuscirà mai. Alcuni di quei consiglieri hanno tagliato poi il nastro di quei parcheggi. Piccola nota polemica, ma si sa che io sono astioso. Detto questo, io so con certezza che quello che stiamo mettendo in campo andrà completato, andrà implementato, e questa volta non farò l'errore che feci allora. Io allora mi ritirai, feci quel mandato, non mi ricandidai, mi ritirai proprio dalla politica, confidando che i partiti si pulissero da soli. Non l'hanno fatto, anzi, possiamo dire che non ho visto grossi miglioramenti, e mi sono ripresentato attraverso un progetto civico che desse una scossa alla politica. In quel progetto civico ci sono persone, sia all'interno del Consiglio Comunale sia all'esterno, che hanno contribuito a far crescere quel progetto civico, che stanno abituandosi al concetto di dover andare senza una guida e dover camminare da soli. Chi sono? Ci faccia dei nomi. I nomi non li posso fare, perché è come chiedere chi sarà il Presidente della Repubblica. Con tutti i limiti, attenzione, non siamo così megalomani a Sassari da equipararci alla Presidenza della Repubblica, però diciamo che abbiamo delle professionalità e alcune stanno emergendo in maniera evidentissima. Seguite con attenzione il Consiglio e le vicende dell'amministrazione e vi accorgerete che sta nascendo una classe dirigente di persone pratiche, di persone capaci, cioè di persone che hanno messo a disposizione, prima del progetto civico e ora della città, le loro capacità e le loro esperienze. Non usano il progetto civico e la città per la loro carriera politica, e questa è la cosa più importante. Speriamo, sarebbe un bel risultato di portare avanti questi progetti che per ovvie ragioni sono a lungo termine, medio-lungo termine. L'ennesimo assist, adesso ha menzionato la lista civica. Voi avevate detto, presentandovi in campagna elettorale, la nostra originalità è proprio che siamo una lista civica, mai avremo l'appoggio di partiti nazionali. Invece in corso d'opera la città ha visto cambiare e quindi l'entrata dei 5 Stelle. Cos'è successo? Perché questo cambio? Diciamo che credo che, come dice sempre quello, mi consenta, credo che la città interessi che tutto funzioni, non chi effettivamente muove le maniglie. Però è successo che il progetto civico, che nasceva come progetto civico, io dissi più volte in campagna elettorale, e io, che se ne dica, cerco di mantenere gli impegni presi in campagna elettorale, che le mie non erano liste, erano gruppi, perché dovevo suddividere i candidati, che erano 150, in più gruppi, ma non esistevano liste, perché avevo già vissuto l'esperienza. A me spetta quello, la visibilità della mia sigla, la visibilità del mio partito, e qual è l'assessore del mio partito, e qual è l'azienda che mi dai come partito, l'avevo già vissuto e sofferto. Quindi avevo accettato il progetto civico dicendo: saremo un unico gruppo consiliare. Appena inizia l'esperienza, subito alcuni consiglieri eletti in una di quelle liste civiche, che per inciso l'ho già spiegato, era quella che ha preso meno voti, nonostante apparentemente sia quella che ne ha avuto di più, mi dicono: no, noi vogliamo mantenere la nostra visibilità personale. Quando io sento parlare di visibilità personale, di visibilità di lista, sto capendo che c'è qualcuno che si vuole costruire a spese della città
una carriera politica. E gli ho detto, benissimo, voi state fuori. Non siete più nel progetto civico, perché il progetto civico era per la città, non per voi, non per la vostra lista. Chiaramente i numeri diventavano più risicati per poter sostenere quella necessaria capacità di essere rapidi, di essere efficaci. E i consiglieri eletti nel Movimento 5 Stelle hanno detto, se tu, rimanendo civico e seguendo solo quello che era il programma che hai presentato in campagna elettorale e confrontandolo con quello che anche noi abbiamo presentato in campagna elettorale, se noi ci teniamo su questi binari... Ah ok, c'erano dei punti in comune che era e facile... C'erano molti, d'altronde i punti in comune li vedeva, ripeto, zia Maria mi diceva cosa serviva alla città, cioè che il mercato civico sia in una situazione drammatica e se ne faccia, se ne dia pace la signora Tanda, che là lì uno dei banconi del pesce, il sindaco non viene, il sindaco sta lavorando per metterti in condizione di lavorare tu meglio, perché se lavori tu meglio, lavora meglio il mercato e quindi vive la città. Ed ecco che quel progetto che ho ereditato, in cui nella vecchia zona del mercato storico, dove c'è la pensilina, doveva nascere un non meglio definito centro, polo del gusto e dei mestieri, quando io ho visto quel progetto, ho detto, facciamo una cosa, i mestieri ce li abbiamo già e sono lì giù, portiamoli su. Il progetto è stato rifatto, sono stati bravissimi quei progettisti, vi devo dire davvero bravissimi, e in meno di 6 mesi hanno rifatto il progetto e ora il mercato torna dove l'ha conosciuto mia nonna, perché è lì il cuore pulsante. Non quella specie di... Non lo so definire, davvero, basta andarci e si capisce. E quindi, ecco, i soldi c'erano già. Il progetto, di fatto, era finanziato. Bastava pensare che anziché fare il polo del gusto e dei mestieri, che forse fa chic, si poteva invece prendere il bancone della carne, il bancone del pesce, il bancone della frutta e portarli su. E magari giù fare qualcos'altro. Certo, dove staranno tutti probabilmente meglio anche. Ma certamente, tutto rifatto, tutto nuovo, areato. E no, quello è praticamente in quella zona, nel progetto iniziale del mercato, doveva esserci il parcheggio. Ah, ecco. Poi per problemi che sono sorti durante l'esecuzione, e con la sovrintendenza, vabbè, non voglio dilungarmi, di fatto gli stalli si ritrovano in quello che era un livello che non era il livello operativo, perché il mercato doveva rinascere esattamente dove era la sua parte pulsante storica, dove c'è appunto una famosa e anche bella pensilina Liberty. Rifacciamolo vivere lì. Ecco, questo è l'esempio di cui insieme i 5 Stelle mi dicono benissimo, questo è un progetto che noi non avevamo, però lo sposiamo nell'interesse della città, e quindi senza cambiare casacca, senza rinnegare la loro storia, la loro origine, hanno detto siamo pronti a darti i voti per continuare ad andare avanti. Centro storico, siamo lì, stiamo parlando di questo, e se nascerà questo mercato più... Sta nascendo. Siamo in gara. Siamo in gara per la realizzazione. Questo centro più elegante, più elitario. Il centro storico, però io ci vivo, lo vedo tutti i giorni, è una situazione di degrado incredibile, i commercianti se ne lamentano. Devo dire la verità, io qualcosa sto vedendo in più, anche interventi, un po' più controllo, ci sono stati un paio di interventi della polizia proprio pochi giorni fa. Cosa si può fare per questo centro storico? La visione c'è anche lì? Cosa si può fare? Recuperare tutto quello che non è stato fatto in passato. Cioè, se il centro intermodale fosse stato fatto 20 anni fa, se Porta Sant'Antonio, il Turritania, fossero stati ristrutturati 15 anni fa, cosa che stiamo iniziando a fare noi adesso, probabilmente questi 15 anni di degrado non ci sarebbero stati, probabilmente la situazione che viviamo oggi non sarebbe mai conosciuta. Ho detto prima, purtroppo per la sua posizione il centro storico è insieme periferia, quindi ha i problemi della periferia e ha i problemi di un centro storico che è un centro, come tutti i centri storici, è angusto, poco igienico sotto molti aspetti, senza quei servizi, quelle comodità che hanno i quartieri più moderni della città, e quindi la gente che ha potuto dal centro storico si è allontanata, perché vivere anche al corso Vittorio Emanuele, al quarto piano senza ascensore,
non è il massimo della comodità, stai meglio a Carbonazzi in una zona che non mi dice niente, che non è bella, però c'ho la mia macchina sotto, c'ho il parcheggio, c'ho il garage, c'ho la cantinetta, c'ho l'ascensore, c'ho il terrazzo. E queste sono le motivazioni. Noi dobbiamo cercare di far rinascere il centro storico, intanto dandogli quei servizi di contorno che, no, che lo portino via dall'essere una periferia. Ripeto, il centro intermodale, ripeto, strutture simbolo. Il Turritania per me è un simbolo, perché Porta Sant'Antonio in questo momento è un posto dove la notte non tutti hanno il coraggio di passare a piedi, per intenderci, e così le sue laterali. Nel momento in cui rinascerà Porta Sant'Antonio, Piazza Sant'Antonio, attraverso congiunti i progetti, sia per il restauro del Turritana, i 15 milioni del progetto di recupero urbano che abbiamo ottenuto, sia con i lavori per il centro intermodale, perché parte degli interventi del centro intermodale sono anche sulla viabilità di Porta Sant'Antonio, ecco che in qualche maniera sta mettendo quei presupposti per cui le azioni repressive, perché poi giustamente quello che ci chiedono i cittadini in questo momento è sorveglianza e repressione, che però non è, su questo non puoi costruire un quartiere. Invece quando accendi i riflettori, quando cominciano i lavori, quando illumini, quando frequenti, da solo probabilmente un po' si pulisce. Posso dire un'altra cosa? Come no? Perché non ho più rimesso la ZTE? Perché l'ho abolita e non l'ho mai riattivata? Perché dove passano le macchine, lo spacciatore non ci va, perché in quella macchina ci può essere il poliziotto, in quella macchina ci può essere chi poi viene e ti arresta. Ah, io non sapevo ci fosse anche questo motivo. Ma certamente, riaprire al traffico tutto il centro storico serviva anche a quello, a creare quel movimento. Certo, è un tassello, però anche quello è un tassello importante. E sino a che noi non avremo certezza di bonifica, la ZTL, sino a che non me la chiederanno i residenti del centro storico, non si vedrà più. Perché questo è uno degli aspetti su cui cerchiamo di... come quello di portare in maniera fissa una stazione mobile della polizia urbana che non è deputata all'ordine pubblico. Quello spetta ai carabinieri e alla questura. Però comunque è una forza di polizia. E aver messo, grazie alla... capacità e rapidità con cui il comandante Serra risponde, anche lui un decisionista, anche lui viene criticato per questo, e siamo insieme nelle barzellette ormai in città, benissimo, mi va bene se a quelle barzellette poi corrisponde l'efficacia, portare una stazione fissa di polizia locale al Corso Vittorio Emanuele, nella zona da cui poi si diramano le nostre attività ispettive e di indagine, beh, anche questo è stato un tassello importante. E le chiedo io a questo, ma perché non si è fatto prima? Esatto, stavo per chiedere. Ma io lo chiedo io a lei. L'uomo si è liberata, non lo dovete così chiedere a me, perché io mi sono dovuto ricandidare. Domande. Perché sul Turritania qualcuno ci ha fatto una tartaruga, io lo sto facendo rivivere? Effettivamente, parlando con lei, si capisce la visione. Sono progetti grossi, di medio e lungo termine, come abbiamo detto. Qualcuno, però... la vedrà tagliare il nastro? Ci mancano 2 anni e mezzo. Io confido che alcune delle opere, soprattutto se ci assiste la disposizione nazionale per cui si devono accelerare gli appalti, e ci va benissimo, ma non mi interessa poterle vedere io perché devo tagliare il nastro, non mi devo ricandidare, non mi interessano le foto, non ce ne ho nemmeno a casa. E andate bene, io ho fatto il sindaco, il senatore, non ho mai avuto il bigliettino in cui c'è scritto onorevole senatore, sono sempre stato un medico che ha fatto politica per la città. Sembra banale, però pensateci e vi accorgerete che è così, perché io mi sono dimesso dal senato per fare il sindaco. Non ho usato la città per il mio, come trampolino politico. Chiudiamo questa parentesi. Quindi a me non interessa tagliare i nastri, a me interessa che quelle opere siano il più rapido possibile, che avvengano in una maniera più rapida possibile, perché far partire davvero quello che abbiamo detto per il centro storico è essenziale,
ma per tutto si immagina appunto quel collegamento, il sogno di questo collegamento che può essere realtà, perché i soldi del PNRR arriveranno sui trasporti. Noi non riusciamo, avete sentito che io sono stato il sindaco che ha detto ai sindaci della Sardegna: rinunziamo ai progetti di ogni singolo comune per avere un progetto regionale, i collegamenti veloci tra Olbia, Sassari, Alghero, Sassari, Nuoro, Nuoro, Cagliari. Questo è essenziale. Ci è stato detto: purtroppo non avete i progetti e quindi non si possono finanziare queste opere perché i soldi del PNRR devono essere spesi entro il 2026. Benissimo, io sto facendo i progetti per questi collegamenti, quindi mi aspetto che, siccome ho i progetti, i soldi del PNRR mi arrivino per fare quel collegamento. Mi spiego, importanti. Questa è essenziale, che... essenziale per riappropriarci di quella funzione che ci compete, non che ci spetta, che ci compete, perché indebolire Sassari ha indebolito tutto il Nord Sardegna, questo è bene, l'ho detto più volte ai miei colleghi di Olbia, guardate bene che le campagne separate portano sempre a vantaggio di chi è unito, e Cagliari è sempre stato un unicum, destra, sinistra, centro, associazioni di vario genere. Quando si tratta di interessi, a Cagliari si riuniscono davanti a un tavolo, magari in segreto, però si riuniscono. Noi continuiamo a fare i capponi di Renzo, che mentre vanno a farsi tirare il collo si beccano tra di loro. Basta. Decisionista e pratico, perché è la verità. Chirurgico. Chirurgico, esatto. Parlava di progetti più a largo raggio, finalmente città metropolitana, è una cosa che interessa ovviamente tutti, ne hanno parlato tutti, ma ai cittadini cosa gliene entra in tasca? Cioè concretamente quali sono i vantaggi che i cittadini possono vedere tangibili da una città metropolitana? 110 milioni di euro, e sono quelli che ha avuto Cagliari come città metropolitana assieme alle altre 13. Ah, sempre pratico. Cioè... Solo quest'anno. È un discorso di equità, e ribadisco, ma è interesse della regione. Io ho cercato di far capire ai politici della regione che è interesse della regione far crescere anche il polo del nord, perché siamo comunque una porta d'ingresso dell'isola, siamo comunque un richiamo turistico, siamo comunque un'università, un hub ospedaliero, un'accademia delle belle arti, cioè abbiamo dei pilastri sociali, culturali, economici che servono a tutta l'isola. Non si può pensare di far crescere solo Cagliari, che nel mentre in questi anni ha recuperato il gap culturale, economico con Sassari, però l'ha recuperato però distruggendo Sassari, non salendo lei. Chiaro? Noi dovevamo, senza competizione, Olbia, non ci deve essere competizione. A me va benissimo che Olbia abbia il suo aeroporto, mi va bene anche che abbia più voli dell'aeroporto di Alghero, non è un problema. Però abbiamo aspettato 40 anni per avere la strada di collegamento. Incredibile. Cioè siamo un'isola che ha 3 aeroporti. Ora, se noi ci guardiamo intorno, ci accorgiamo che regioni come la nostra, quando ne hanno uno è molto. Noi abbiamo la fortuna di averne 3. Mettiamoli in rete, finalmente ora, ma non l'ha fatto la politica, l'ha fatto l'economia. La gestione dei 3 aeroporti ora è in mano a un unico soggetto. Mi va benissimo, perché se da Sassari ad Alghero posso avere il volo per Venezia, mi va benissimo che da Olbia ci sia quello per Treviso piuttosto che per Padova o per Parma. Certo. Questa è visione d'insieme. Se invece continuiamo... Si parte da quel presupposto: se uno fa politica per se stesso non riesce a avere una visione d'insieme. Se poi questo concetto lo portiamo dal singolo, lo portiamo a livello di consiglio comunale, lo portiamo a livello di consiglio provinciale, lo portiamo a livello di collegio regionale, lo portiamo a livello di collegio senatoriale, in cui ognuno lavora solo pensando alla sua elezione, ebbene, abbiamo fatto l'Italia dei mille staterelli e ci è voluto Garibaldi per farla unica. Esatto, uno, aggregato a centratore. Avevo un paio di domande ancora da farle più spicciole, però visto che siamo arrivati e ha parlato un paio di volte di sogno, allora io le chiedo, io ho un bambino piccolo, ha 3 mesi e mezzo adesso,
Evito le due domande che magari spero di poterle rifare un'altra volta, magari ci vediamo prima dell'estate, se ha voglia, per parlare anche di quella che sarà la stagione. Festeggiare l'uscita dalla pandemia, va bene. Sì, magari, speriamo. Però sì, magari possiamo rivederci, se ha voglia, per parlare, magari posso portarle qualche altra domanda dei cittadini che riguardano più la stagione estiva, Platamona, i temi sono tanti. Volevo più, però chiudere con il futuro di mio figlio, cioè cosa state preparando, visto che dopo di lei sta già preparando una classe politica che la succederà, per mio figlio? Quale città avrà, che città vivrà da qui a 10 anni? Ma io sarei felice se i miei nipoti, perché la nostra differenza d'età mi porta a questo gap generazionale, va bene, che se i miei nipoti potessero vivere quella città che ho conosciuto io quando ero bambino, che era certamente più povera di come adesso, però era piena di speranza. Era una città che guardava al futuro. È una città che però, attenzione, ha sprecato parte di quel futuro, perché è stata gestita non con una visione ampia, con una visione di territorio. Ecco, noi pensiamo di aver messo le basi in cui, volenti o nolenti, ho fatto prima l'esempio, io ne ho programmato 3 parcheggi, comunque 2 si sono fatti, ora il terzo vediamo se riesco a farlo. Tutto quello che stiamo mettendo insieme non lo potrà fermare nessuno, lo potranno magari rallentare in qualcosa, però sarà una città che diventa centro di interscambio e quel collegamento con quelle eccellenze che ho detto prima, cioè una città raggiungibile, che è sede di università, che è sede di ospedale, che è un hub di riferimento per tutto il centro nord e anche l'Oristanese. Lei sa che i nostri reparti purtroppo Covid sono intasati di pazienti che vengono da Oristano in su, va bene? Ebbene, sarà una città quindi che ha le scarpe per camminare, poi starà, come avviene nel corpo umano, alla testa dare i giusti input perché dal camminare si passi al camminare veloce e al correre. Ecco, io ho conosciuto da bambino una città che voleva correre. Voglio ridare a miei nipoti e a suo figlio la possibilità di poter essere loro gli artefici di una città che sta correndo. Io sono contento di aver fatto questa chiacchierata oggi perché effettivamente me lo sta facendo capire il sogno, me l'ha trasmesso e speriamo di averlo trasmesso anche a chi ci sta ascoltando, sperando appunto in una città in cui è possibile di nuovo sognare, realizzarsi. La cosa essenziale è che ogni cosa che abbiamo detto ha una delibera, un progetto e una cifra a fianco, che sono le basi per cui quando uno entra in negozio e vede una bella camicia piuttosto che una bella torta, ecco, noi abbiamo anche i soldi per acquistarla. È questa la differenza tra le parole e i fatti. D'altronde, ribadisco, io sono stato costruito per fare il chirurgo, anzi il chirurgo plastico, e ho scelto di fare chirurgia plastica proprio perché mi dava la possibilità, a differenza di tutte le altre chirurgie, la possibilità di plasmare l'intervento su ogni singolo paziente, perché è questo che consente la chirurgia plastica. Mi sto plasmando altri 5 anni su Sassi. E allora vediamo se riusciamo a plasmare questa città e tornare a farla sognare, ma essendo concreti, perché i sogni senza la concretezza non vanno da nessuna parte. Grazie, signor Sindaco, speriamo di rivederci prima della stagione. A disposizione, e il vostro è un servizio essenziale per far capire ai cittadini che insieme si può fare tantissimo.